SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna. Anche questa settimana una puntata tutto da vivere con sci e scarpette da trail running. Michele Boscacci dà tripletta ai campionati italiani di sci alpinismo. Michele Boscacci e Roberta Pedranzini tra i senior, Dino Sala e Monica Sartogo nei master hanno vinto il tricolore 2016 sulle nevi della Valle Aurina. Dopo i successi a Madonna di Campiglio nella vertical e nella staffetta, il 26enne atleta del CS Esercito porta a casa anche il titolo italiano nella individuale, dopo un'entusiasmante sfida sul tracciato alternativo di Spike Boden, zona sciistica della Valle Aurina, dove si è disputata l'ottava edizione della Ski Alp Arntal. Gli oltre 160 atleti delle categorie assolute hanno affrontato più volte il tracciato di 3,4 km con un dislivello positivo di circa 400 metri. Il primo e il secondo dei quattro giri previsti sono stati dominati da Robert Antonioli, che ha raggiunto il cambio d'assetto in zona partenza-arrivo in solitaria. Michele Boscacci e il piemontese Filippo Barazzuol erano a loro volta seguiti da Matteo Edalin, Nadir Maghè, Manfred Reichheger, Damiano Lenzi, Pietro Lanfranchi e Lorenzo Olsnet. Si è però capito subito che il primo posto sarebbe stato un discorso a tre tra Antonioli, Boscacci e Barazzuol. L'ex stella della polisportiva Albosaggia ha imbroccato una giornata fantastica, tant'è che al termine del terzo giro ha raggiunto e passato Antonioli, prima di affrontare il quarto e ultimo in solitaria. Barazzuol seguiva a qualche decina di secondi. Il già due volte campione italiano in questa stagione raggiunge per primo il traguardo in 1:26:39, centrando il terzo titolo nazionale personale. Secondo a 6 secondi il suo compagno di squadra Robert Antonioli, terzo posto meritato per Filippo Barazzuol a 2:07. Ennesimo titolo nazionale per Roberta Pedranzini, che controlla la gara e si impone sulla cuneese Katia Tomatis e la bellunese Alba De Silvestro. Ancora una volta la fortissima atleta dell'Alta Valtellina si porta a casa il titolo nazionale di sci alpinismo. Confermando i pronostici della vigilia, la pluriridata di Ski Alp ha condotto la gara lasciando ben poche speranze alle sue dirette avversarie. Al termine dei tre giri previsti, Roberta Pedranzini si è presentata per prima e da sola in zona cambio d'assetto. Senza particolari difficoltà e con una tabella di marcia regolare è transitata sotto la linea del traguardo fermando il cronometro in 1:23:14. Al secondo posto Katia Tomatis, distaccata di 50 secondi. Terza invece la giovane Alba De Silvestro. Quarta assoluta e terza senior si è piazzata la bresciana Corinna Ghirardi. Al termine delle gare tricolori, ecco le nostre interviste a Michele Boscacci e Roberta Pedranzini. Questo per me è il primo titolo individuale, ci tenevo a far bene. Oggi la prima salita stavo bene, poi ho avuto qualche problemino sulla prima discesa e quindi per me è stata una gara tutta in recupero. Ho fatto molta fatica, però l'ultimo giro mi sono trovato qua all'inizio della salita con Antonioli e ho provato a giocare le mie carte, ho visto che stavo meglio e poi ho cercato di tenere duro fino al traguardo. Una bella gara, sì, indubbiamente, Valle Aurina poi mi regala sempre grandi soddisfazioni, avevo già fatto qua un campionato anni fa, è sempre bello partecipare, malgrado le condizioni meteo non bellissime perché fuori pista non è stato permesso, sono riusciti comunque gli organizzatori a cogliere il vero spirito dello sci alpinismo con il pezzo a piedi, delle belle discese, le inversioni, tutto quanto, complimenti. Il bergamasco Alex Baldaccini e l'emiliana Isabella Morlini vincono per la terza volta la Ciaspolada. Baldaccini e Morlini hanno vinto la 43esima edizione della Ciaspolada dalla Val di Non e hanno calato entrambi il tris nella classicissima trentina di corsa con racchette da neve, che quest'anno è andata in scena sull'inedito e apprezzato circuito cittadino ricavato nel centro abitato del paese di Fondo. Proprio come nel 2013 e nel 2014 sono saliti entrambi sul gradino più alto del podio e hanno tagliato in solitaria il traguardo. Un percorso, quello 2016, realizzato con neve artificiale, un lavoro encomiabile premiato dalla presenza di 2200 concorrenti. Nella sua versione agonistica la gara ha preso subito una propria fisionomia, con Baldaccini, il neozelandese sei volte campione del mondo di corsa in montagna Jonathan Wyatt, il veneziano Filippo Barizza e il vincitore della passata edizione Alessandro Rambaldini, che hanno animato la corsa fin dalle prime battute.
Dopo due giri del circuito cittadino, il capitano del GS Orobie ha preso il comando, seguito a breve distanza da Barizza e Wyatt, con Rabaldini appena dietro. Al penultimo passaggio Wyatt è riuscito a scavalcare Barizza e a portarsi in seconda posizione, con il tenace runner veneziano poi costretto a cedere il passo anche a Rabaldini, che alla fine è riuscito a conquistare un prezioso terzo posto dopo il successo dello scorso anno. All'arrivo il distacco tra Baldaccini e Wyatt è stato di 11 secondi, con Rabaldini terzo a 23 e Barizza quarto a 35. Cavalcata trionfale, successo molto più largo per Isabella Morlini, che ha così legato indelebilmente il proprio nome alla Ciaspolada. Seconda la trentina Antonella Confortola, terza Simonetta Manestrina, che ha pagato un ritardo di un primo 55 ed è salita per la prima volta sul podio della classicissima della Val di Non. Poi spazio ai bisonti, agli oltre 2000 aficionados della Ciaspolada, che hanno potuto testarsi e misurarsi sul medesimo percorso dei Bic e approfittare delle tante postazioni enogastronomiche che hanno lavorato a ciclo continuo per promuovere i sapori della Val di Non nelle strade e nei cortili del paese di fondo. Anche in questo caso, nel post gara, abbiamo intervistato per voi i vincitori. Tre percorsi tutti diversi, però insomma questa finalmente era abbastanza consono alle mie capacità, molto muscolari, salite e discese non troppo ripide, e quindi sono molto contenta insomma finalmente di aver fatto la terza vittoria. Sono mancato l'anno scorso perché ero infortunato, però quest'anno ho voluto cominciare l'anno con la Ciaspolada come di consueto da parecchie stagioni ormai, e per la terza volta sono riuscito a portarla a casa. Sì, quest'anno c'era questo formato nuovo e direi spettacolare, comunque penso anche per il pubblico che era a vedere. E niente, boh, io non potevo chiedere di meglio, ho iniziato bene l'anno e sono felicissimo. Coppa del Mondo, trasferta andorrana per la nazionale italiana di sci alpinismo. Ad attendere gli azzurri due giorni di gare e un primo importante confronto internazionale in vista della seconda tappa in programma a fine mese sulle nevi sondriesi della Valtellina Orobie. Alla luce delle prime prove tricolori, unico vero test probante di convocazione, il direttivo azzurro ha assegnato una tutina a Michele Boscacci, Robert Antonioli, Damiano Lenzi, Matteo Eidalin, Lorenzo Olsnet, Filippo Barazzuol, Pietro Lanfranchi e Manfred Reichjäger. Al femminile, pesante assenza per infortunio della trentina Elena Nicolini, che in Valle Aurina ha pagato caro una brutta caduta, per lei frattura del perone. Per questa prima tappa a rappresentare l'Italia in rosa saranno quindi Katia Tomatis e Martina Valmassoi. Gli espoir selezionati sono Federico Nicolini, Nadir Maghè, Nicola Pederniana e William Boffelli al maschile, Alba De Silvestro al femminile. In gara a junior vedremo al via Davide Magnini, Nicolò Pietro Canclini, Giulia Compagnoni e Giulia Murada. Corsa in montagna, colpo mercato dell'atletica Alta Valtellina, che affianca alla propria Elisa Desco due campionesse del calibro di Amy Collins e Valentina Belotti. Inizio una nuova avventura con l'atletica Alta Valtellina, spero innanzitutto di ripagare la fiducia che hanno riposto in me già in questi primi giorni, e gli obiettivi di questa stagione sono sicuramente puntati sulla corsa in montagna, anche se non disdegniamo fare qualche bel risultato anche nei cross con le mie compagne di squadra. Sono molto contenta di correre con Elisa e Valentina. Puntiamo per il campionato italiano, ma soprattutto da divertirsi e essere con le giovani atleti alla squadra. Sta per iniziare una nuova stagione e sono davvero entusiasta di poter correre finalmente insieme a Emi e Valentina. Speriamo davvero di fare bene. Gennaio è il mese dei buoni propositi, ma anche quello dell'apertura iscrizioni della Millet Tour de Routor Extreme. Per chi di voi fosse ancora indeciso, ecco il promo di lancio della più extreme delle gare sci alpinistiche italiane. We'll be right back.
Anche per questa settimana è davvero tutto. Il nostro consiglio: non cambia al termine dell'ultima salita, veloce i cambi e giù a bomba in discesa. SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri.